Ciao a tutti ragazzi, sono Adri. Bentornati sul mio canale. Un altro pronostico, questa volta un po' più interessante, un po' più di parte, un po' più sul nostro territorio, ed è Milan-Bodø/Glimt. Seconda partita di preliminare di Europa League per il Milan, appunto, dove affrontava un avversario piuttosto, diciamo, sulla carta non così forte. Però ragazzi, sono partite che vanno vinte e non vanno assolutamente sottovalutate, cosa che assolutamente non sottovaluteremo in questo episodio. Ovviamente poi ragazzi bisogna lasciare la parola al campo, la partita vera. Detto questo, già fatto l'episodio di il pronostico di Slavia Praga contro Midtjylland, potete tranquillamente andare a vedere sul canale, tra l'altro il link anche in descrizione sotto la voce episodio precedente. E qui ragazzi spero che vi divertiate, spero che questa partita posso finire nel meglio dei modi, in modi anche più realistici, e che soprattutto ragazzi vi possiate divertire. Vi chiedo subito di lasciare un like e di iscrivervi, perché comunque ragazzi ho bisogno di supporto. Il mio canale è un po' di nicchia, anzi è molto di nicchia. Ok, c'è il volume. È molto di nicchia e ho bisogno di qualche iscritto, bisogno di qualche like, di qualche visualizzazione ragazzi, quindi non vergognatevi a lasciare like o cose del genere, perché no, veramente bisogno. Ho fatto in sostanza la formazione che ha giocato contro lo Shamrock Rovers. E Milan, ad ora che sto registrando, deve ancora giocare col Bologna. Quindi ragazzi, in caso di infortuni di qualche titolare, ragazzi, questo giocatore non ci sarà. Ma a grandi linee sappiamo che non ci sarà Romagnoli. La formazione dovrebbe essere questa. Calabria sempre per Fritto a Conti, visto il precampionato che ha fatto. E mentre ragazzi, Zlatan come punta. Ecco il nostro 11 con Donnarumma. Tanto la so già, Te Hernandez, Gabbia, Chiar, Calabria, centrocampo, Benasere, che sì, Çalhanoğlu, Rebic e Castiglieco, anzi Rebic, Çalhanoğlu, Castiglieco e Zlatan davanti, Tatarusano, Musacchio, Paquetà, Tonali, Laxalto, Conti e Leao in panchina. Vediamo adesso la formazione del Bodø/Glimt. Il Milan dovesse vincere questa partita avrebbe un avversario piuttosto ostico come terza partita. Intanto Aikin in porta. Bjorkan, Lode, Moe, Kontradsen, Satnes, Berg, Sven, Auge, Juncker e Zinkernagel. Ecco gli 11 norvegesi. Ragazzi, abbiamo giocato tutta Europa, Slavia Praga, Repubblica Ceca contro i danesi nel Midtjylland, italiani del Milan contro i norvegesi del Bodø/Glimt. Ragazzi, abbiamo girato veramente mezza Europa. Batterà Zlatan il calcio d'inizio, ma io voglio battere a due come una volta e si va. Rebic, la botta troppo centrale, ma c'è Castiglieco che dopo 5 minuti apre le marcature. Samu Castiglieco apre le marcature ragazzi dopo 5 minuti. Palla che è rimasta lì dopo il destro di Rebic, potente ma purtroppo centrale. Castiglieco col suo sinistro letale va a incrociare e battere il portiere norvegese del Bodø/Glimt, che già non ricordo il nome. E dovete perdonarmi per questo ragazzi, perché sono nomi veramente difficili. Forse Aikin. Sì, Aikin. E si va subito in vantaggio ragazzi. Me lo aspettavo sinceramente una cosa così. Però comunque riprende il gioco. Chi inizia bene è già a metà dell'opera. Però si sa sempre che FIFA ti fa l'agguato dietro l'angolo. Crossare. Attenzione, un palo su cross molto insidioso. Samu Castiglieco. Samu Castiglieco, inarrestabile. Castiglieco, Castiglieco, Castiglieco. A tu per tu con Aikin fuori. Aveva fatto ragazzi una galoppata assurda. Una galoppata assurda Castiglieco. Purtroppo è andata così.
Ibra, Rebic, gran palla in mezzo. Hernandez, c'è Ibra che è alto di testa, non va, ce la no, glu, fuori, non ci credo. Tra questo e il gol sbagliato da Castiglieco prima potevamo essere almeno 2-0, non dico 3, ma almeno 2-0, ragazzi. E io spero che questi errori non costino cari a tutta la baracca, ragazzi, veramente io me lo auguro con tutto me stesso. Dentro, ciala per Ibra, la sbaglia anche lui, ma lì Castiglieco, messo fuori. Castiglieco finta, niente. Ibra perché sì, molto diagonale, e fa 2-0, Franchessi alla sua quarta stagione col Milan. Fa 2-0, ragazzi, e che questo pronostico veramente, anche nella realtà, mi auguro si metta così. È vero che su FIFA ci sarebbe anche il fattore casa, insomma, che chi è in casa è più avvantaggiato, ma beh, questa è una cosa molto molto lieve, però magari questa volta è a nostro favore. La partita sarà a porte chiuse, quindi in sostanza neutra. Mi auguro che comunque alla fine della fiera pronostico vada a finire così. Me lo auguro benissimo. 2-0 al 34esimo, che sì. Particolari sforzi, bravi nella gestione della palla. Attenzione al Bodo Glimt. Penso sia il primo tiro in porta, forse. Pato a Donnarumma. Ciao Noglu. Zlatan. Zlatan. Ciao Noglu da fuori, palo. Poi cade a terra, vabbè. Non pretendo un rigore, tanto ormai. Ciao Noglu. Rebic, larghissimo il tiro di Rebic. Poteva fare un po' di più, almeno guadagnarsi un calcio d'angolo, ragazzi. E niente, si parte dal fondo. Ripeto il risultato, ragazzi, che è più che abbordabile per ora. Poi vedremo come si evolverà la partita, ma penso che per ora comunque questo risultato ci stia benissimo. Dentro Ibra per Tonali. Tonali l'avevo fatto entrare. L'avevo fatto entrare Sandro Tonali. Alla prima San Siro segna il nuovo acquisto. Coloro che dicono un nuovo Pirlo, io non mi butto così là, però ci spero. So che è un grande acquisto. Assist di Zlatan a tu per tu col portiere. Difficile da sbagliare, ma c'è chi l'ha sbagliato. Guardate anche alcune partite mie vecchie, i gol così si sbagliano. Questa volta Tonali non ha sbagliato. In sostanza, primo pallone che tocca lo trasforma in gol. Ho anche fatto entrare Conti per Calabria. Ho fatto una mattata, però, ragazzi. Sono 76 tutte e due. Gol di Tonali, 3-0 al 59esimo. Adesso la partita, ragazzi, si può considerare virtualmente chiusa. Ancora, secondo tiro in porta per il Glimt, sempre questo ragazzo con i capelli lunghi che non mi ricordo il nome. Saltnes. Ma comunque la palla non va. Hernandez mette fuori benissimo. Tocco di ritorno. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu dentro. Zlatan! Sull'appoggio di Castiglieco. C'è gloria anche per Zlatan. In realtà il suo gol lo desideravo da un po'. Questo per Zlatan è un gioco da ragazzi. Cross Çalhanoğlu, Castiglieco che ovviamente col piede lì era piuttosto difficile, appoggia per Zlatan che di collo pieno trafigge Aikin, poi con la potenza di tiro e il fisico che ha, ragazzi, per questo Zlatan ormai ci è abituato. 71esimo, gol di Zlatan, ragazzi, 4-0. Che dire, io spero che finisca così, ragazzi. Spero per il mio Milan. Chi mi segue da tempo sa. Tifo Milan. 71esimo. Ormai penso che la partita possa anche finire qui. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. 5-0. In sostanza mancava solo il suo gol. Mancava solo il suo gol all'appello. E
si fa notare con un bel piattone a giro su assist di Zlatan. Partita già chiusa da un po', ragazzi. Ora faccio il quinto perché diciamo che un Milan, come dire, in forma potrebbe vincere così con una squadra del genere. Penso che ci riesca tranquillamente, però poi ragazzi non si sa mai. Contro Shamrock che è finita 2-0, è vero, ha fatto una bella partita, però secondo me poteva fare un po' di più. E adesso ragazzi sono 5 e io mi auguro, ragazzi, come già detto, che sia veri. Tonali, Çalhanoğlu, che tuffo, la prende Ekin, ragazzi. Forse la seconda, terza parata che fa tutta la partita. Finisce qua, ragazzi, a 3 minuti di recupero. 5-0. Risultato veramente indiscutibile. Milan che passa il secondo turno preliminare di Europa League e andrà addirittura al terzo, che si giocherà la settimana dopo, credo, penso, spero, per poi accedere, ragazzi, alla fase a gironi. Ibra dovrebbe essere il migliore in campo perché comunque ha fornito anche qualche assist. E ragazzi, si chiude qua Casieco, che si Tonali, Ibra e Çalhanoğlu, 5 marcatori diversi per un secco e duro 5-0. Io vi ringrazio, lasciate like e iscrivetevi come vi ho già chiesto alla fine, all'inizio del video, ve lo chiedo anche alla fine, ve lo chiedo sempre alla fine del video. E vi invito a seguire comunque il mio canale, gli altri video, tutte le serie che pubblico, e ci rivedremo, no, migliore in campo che sì, che ha lo stesso voto di Zlatan. Ci vediamo veramente presto, vi ringrazio ancora, e ragazzi state connessi, attivate la campanella per altri video che saranno in arrivo. Ciao a tutti ragazzi e grazie.